Gratitudine. Non possiamo parlare d'abbondanza senza menzionare la gratitudine, che deriva dal sentirsi degni e che sostiene l'esperienza dell'abbondanza. D'altro canto, l'ingratitudine ed il risentimento provengono dall'indegnità e rafforzano la percezione della scarsità. Ciascuno è un circolo chiuso. Per entrare nel circolo della grazia, devi portare amore a te o all'altro. Per entrare nel circolo della paura, devi solo limitare il tuo amore a te e all'altro. Quando ti trovi dentro uno dei due circoli, dubiti della realtà dell'altro, ed è per questo che nella tua esperienza spesso ti sembra che ci siano due mondi che si escludono a vicenda. Chi prova gratitudine non riesce ad immaginare di venire trattato ingiustamente. Chi prova risentimento non riesce ad immaginare di essere amato da Dio. In quale modo vuoi vivere? La scelta sta a te. In ogni momento devi decidere se assumere il ruolo della vittima o ricordarti che non puoi essere trattato ingiustamente. Nel primo caso proverai risentimento per il dono e lo vedrai come punizione. Nel secondo accetterai quello che ti capita sapendo che ti porta una benedizione che non puoi ancora vedere.